Il Molise, come l'Abruzzo, è una regione che può vantare una vasta gamma di prodotti enogastronomici tipici, unici se vogliamo, per le loro peculiarità e per la loro bontà. Prodotti tramandati negli anni, con alle spalle una storia fatta di esperienze antiche, tramandate da padre in figlio, che li rendono unici per sapore e gusto. Dai gustosi formaggi ai freschi latticini, dagli insaccati stagionati all'olio d'oliva senza tralasciare il vino e la pasta. Una ricca varietà di prodotti che, grazie anche ad un territorio incontaminato, hanno saputo conquistare sempre più spazio nei mercati nazionali ed esteri. Ma oggigiorno, per migliorare le capacità imprenditoriali e legare i prodotti ai territori, è necessario poter certificare l'identità, la qualità e garantire nel contempo la sicurezza. All'Istituto Zooprofilattico di Teramo, Giuseppe Caporale, da anni è impegnato in questo settore, può garantire l'adeguata assistenza tecnica ai produttori. In realtà questa struttura si interessa di documentare con dati fattuali, con dati reali, che scaturiscono da esami, che scaturiscono da sperimentazioni, le caratteristiche di identità, qualità e sicurezza dei prodotti del territorio. Perché c'è un gran bisogno di sostenere le produzioni con dei dati veri, non ideologici, scientificamente sostenibili anche a livello internazionale. Semmai queste opportunità i produttori potranno averle, certamente che senza le documentazioni non hanno possibilità di espandersi sui mercati. In questo contesto l'ARSIA, l'Agenzia Regionale per l'Innovazione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Molise, Giacomo Sedati, ha sottoscritto nei mesi scorsi un protocollo d'intesa quadro con l'Istituto Zooprofilattico di Teramo per valorizzare i propri prodotti agroalimentari anche attraverso un sistema di monitoraggio e tracciabilità. Noi con questo progetto al quale collaboriamo insieme all'Istituto Zooprofilattico di Teramo, l'obiettivo è quello di andare a certificare la genuinità di questi prodotti. È una prima fase in cui abbiamo raccolto una serie di dati e di processi presso i produttori e gli operatori del settore. Ce ne sarà una seconda. E vogliamo estendere il tutto anche al discorso praticamente della carne, la filiera della carne, quindi a livello di salumifici. È un argomento, credo, di grandissima attualità, perché parlare di salubrità degli alimenti, parlare praticamente di genuinità degli alimenti è un pochettino il tasto debole di tutti quanti noi consumatori fondamentalmente. Si va ad innescare anche in un processo legislativo che è quello, abbiamo visto negli ultimi giorni, praticamente il Senato e la Camera hanno deliberato la famosa etichettatura, bisognerà vedere che cosa succederà a livello europeo. Comunque una cosa è certa, che ognuno di noi vuole avere la certezza di dove viene il prodotto, come viene prodotto e poi eventualmente anche quanto costa il prodotto, però molte volte la qualità a prezzo deve essere giustamente pagata. La sicurezza alimentare è diventata il regolatore principale degli scambi tra i paesi a livello internazionale, ha affermato nei giorni scorsi il direttore dell'Istituto Zooprofilattico Teramano, Vincenzo Caporale, il quale ha sottolineato nel corso del suo intervento che bisogna essere sicuri sul piano della sicurezza per poter avviare una distribuzione in larga scala ed evitare possibili contraffazioni. Non c'è dubbio che quello che i consumatori si attendono è intanto un cibo sicuro e naturalmente anche un cibo buono. E però non vi è dubbio che il problema sicurezza alimentare oggi è al vertice, da una parte sicuramente appunto di quello che i consumatori vogliono, dall'altra parte è anche vero che l'intero commercio internazionale degli alimenti e dei prodotti di origine animale fondamentalmente è proprio regolato da elementi di sicurezza. L'attività dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo, che da alcuni anni collabora insieme all'ARSIA, è volta proprio a questo, a garantire questa sicurezza alimentare. Eh beh sì, noi per la verità facciamo
al di là della sicurezza stiamo facendo anche un altro lavoro, che è quello di caratterizzare sotto il profilo chimico, fisico, i processi di produzione di quelli che sono i cosiddetti prodotti tipici. La caratterizzazione di questi processi peraltro è indispensabile nel momento in cui si vuole per davvero avere dei livelli di sicurezza accettabili, anche perché spesso e volentieri questa è una delle cose caratteristiche della produzione agroalimentare italiana. Noi abbiamo delle produzioni che non sono le classiche produzioni industriali dei grandi paesi produttori di derrate alimentari, diciamo, a carattere industriale, e questo porta necessariamente al bisogno di caratterizzare le nostre produzioni, i nostri processi, che non sono molto spesso standardizzati sotto il profilo industriale, a intanto caratterizzarli e poi definirne le caratteristiche in relazione alla sicurezza, per garantire appunto che essi possano circolare liberamente in tutto il mondo ed essere certificati come adeguati. Obiettivo del protocollo, sottoscritto tra l'Istituto Zooprofilattico Teramano e l'ARSIAM, è quello di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti molisani. Esso prevede la creazione di un sistema di controllo con la creazione di un sistema informatico regionale che gestirà la cosiddetta analisi del rischio, sia per quanto attiene la sicurezza dei prodotti, ma anche e soprattutto per promuovere un'informazione corretta e rigorosa sulla qualità dell'agroalimentare molisano, in modo da consentire al consumatore scelte consapevoli ed informate. Dottor Iacobucci, ecco, tracciabilità e sicurezza dei prodotti, in che misura e quanto influiscono sulla valorizzazione dei prodotti tipici stessi? Io credo che nel momento attuale credo che sia una delle priorità praticamente. Il consumatore oggi, io lo vedo anche quelle poche volte che vado a fare la spesa, accompagno mia moglie, lo vedo leggere praticamente le etichettature al supermercato. Vedo che il consumatore è molto più informato e vuole essere molto più informato di quello che mangia, di quello che dà ai propri figli, di quello che praticamente quotidianamente sta sulla tavola di tutti i giorni. Per cui credo che tracciabilità significa praticamente avere un potenziale enorme dal punto di vista commerciale, dal punto di vista dell'aumento del reddito dell'agricoltore in generale e di chi sono gli operatori che si dedicano a questo tipo di attività. Dottor Boni, quando si parla di sicurezza, di tracciabilità, di etichettatura, ci sono delle regole ben precise. L'Istituto Zooprofilattico sta svolgendo un importante lavoro anche in questo contesto per valorizzare i prodotti tipici e renderli ancora più sicuri sul mercato. Sì, perché si dice che i prodotti tradizionali, i prodotti italiani sono sicuri, ma a livello mondiale si ritiene che i nostri prodotti non siano sicuri perché sono fatti con latte crudo, perché sono fatti con carne cruda. Nella realtà dei fatti, le esperienze che stiamo portando avanti servono proprio per documentare non soltanto al cittadino italiano, ma anche per l'esportazione, che i nostri prodotti non soltanto sono sicuri, ma sono più sicuri, nella maggioranza dei casi, di qualunque altro prodotto industriale o estero, perché hanno un fattore, che sono i microrganismi che utilizziamo nelle trasformazioni, che sono capaci di contrastare molto efficacemente i patogeni che eventualmente venissero a contatto col prodotto. Ecco, in questo contesto, dottor Boni, voi avete fatto proprio degli esperimenti pratici sugli insaccati, ad esempio, mi viene in mente questo prodotto, per quanto riguarda la durata del tempo nel bancone dove vengono venduti proprio al dettaglio. Esatto, la shelf life, la durata di la commerciabilità, la durata di commercio di un prodotto deve essere stabilita dal responsabile non su base intuitiva, ma documentandola scientificamente. E quindi noi facciamo delle sperimentazioni,
conservando i prodotti nelle condizioni ottimali, quindi 5-10 gradi anche quelle di casa, ma anche in abuso termico, per vedere che cosa succede se il prodotto appunto certe volte viene tenuto in condizioni non idonee. Quindi diamo delle importanti informazioni agli stabilimenti per correggere, ovvero diamo delle importanti informazioni ai consumatori di garanzia della qualità e della sicurezza del prodotto. Abbiamo visto dunque come la difesa dei prodotti agroalimentari debba passare attraverso la definizione di caratteristiche documentabili di identità, qualità e sicurezza. Questo principio è alla base della politica a difesa delle produzioni agricole di qualità e dei prodotti anche a marchio europeo. Costituisce inoltre il presupposto delle conoscenze per garantire e documentare, anche su base sperimentale, le caratteristiche di sicurezza nei riguardi dei principali microorganismi patogeni. A loro volta queste documentazioni corrispondono alle richieste dei trattati internazionali e consentono la libera circolazione dei prodotti sui mercati mondiali. In realtà è proprio la mancanza di queste documentazioni che costituisce il principale ostacolo all'esportazione dei nostri prodotti. Per ovviare a questa situazione, l'Istituto Giuseppe Caporale di Teramo ha intrapreso un progressivo impegno nelle attività correlate a caratterizzazione, valorizzazione e tutela delle produzioni tradizionali e tipiche, non solo del territorio di competenza. Un lavoro oltremodo importante in un comparto quale quello zootecnico, che richiede grande professionalità. Insomma, c'è poco da fare. Quelli che sono i prodotti di origine animale sicuramente sono quelli dove la più alta è la necessità di garantire che il sistema cosiddetto di filiera, quindi dall'alimentazione degli animali fino alla trasformazione dei prodotti, sia sempre da un lato tracciato, se davvero vogliamo fare un ragionamento di caratterizzazione, e dall'altro lato sempre con elevatissimi livelli di attenzione per evitare che ci possano essere qualunque tipo di alterazione, sia di carattere chimico, di carattere fisico, di carattere microbiologico. Insomma, è un lavoro che richiede una grande esattezza, mettiamola così. La maniera per divulgare le attività e prima di tutto per sostenere i prodotti, le produzioni e quindi informare il cittadino secondo la logica della politica di sicurezza alimentare dell'Unione Europea e italiana evidentemente, vale a dire mettere il cittadino nelle condizioni di fare scelte consapevoli, è evidentemente quello di propagare le informazioni. Le informazioni sull'identità dei prodotti, quindi anche nella differenza rispetto a prodotti simili, della qualità vera dei prodotti, ad esempio contenuti di funzionalità, di fattori nutritivi, della sicurezza, quindi che cosa succede evidentemente se il prodotto venisse a contatto con un qualche patogeno. Bene, queste informazioni siamo in grado di divulgarle non soltanto al cittadino, quelle divulgabili evidentemente che non comprendano segreti delle aziende, attraverso un sito. In questo sito è in area pubblica, contribuisce a creare una vetrina di tutti i prodotti italiani ed evidentemente ciascun istituto interviene per il proprio territorio. In Abruzzo e Molise posso farvi vedere con un modello come verrà presentato e viene presentato il lavoro.